non accettiamo queste provocazioni. Queste provocazioni non le accettiamo, perciò manifestiamo la nostra rabbia e preghiamo per i nostri fratelli, certamente rispettando la legge, per dimostrare che noi in primis a rispettare la legge, non come qualcuno che ha fatto questo massacro di oggi o che ha voluto fare ieri a Torino. Questi loro che non rispettano la legge, i nostri fratelli chiedono a noi in primis, noi senegalesi, noi come comunità, di pregare per loro. Perciò in primis la nostra solidarietà va ai familiari, di questi fratelli. E allora io prego per questi fratelli e chiedo a voi di fare amin. Preghiamo Allah Azza wa Jal che accetta questi due fratelli o tre fratelli morti come shahid, perché questi, come sapete, morti senza nessuna colpa, la loro colpa di essere dei buoni cittadini, dei buoni lavoratori, ma sono stati uccisi solo per questo, per un atto certamente razzista, certamente di una persona credo squilibrata, perché una persona di fatto del genere non può essere se non una persona squilibrata. Certamente il dibattito politico ha permesso a una persona del genere di fare questo, un atto criminale. Oggi a Firenze, ieri a Torino, io credo ancora più grave l'atto di Torino, perché l'atto di oggi è un atto di persona, ma l'atto di Torino erano più di 100 ragazzi, giovani, che sono andati a bruciare un campo dei cittadini. E allora la nostra risposta oggi, credo, la nostra presenza in questa piazza, anche se avrei preferito di essere in piazza della Signoria, non in piazza del Duomo, perché la piazza del Duomo è un simbolo di una fede religiosa dove noi dialoghiamo, conviviamo in pace, in tranquillità, ma la nostra manifestazione deve essere a richiedere di garantire per ogni cittadino, dal nostro governo, dal nostro amministratore comunale, dalla provincia, dalla regione. Perciò la nostra manifestazione deve essere di fronte alla prefettura, chiedendo al prefetto di intervenire in prima persona a fermare qualsiasi dibattito anti-immigrazione, razzista, fascista. Oggigiorno questo risultato di questa politica di 10 anni di razzismo, di fascismo contro l'immigrazione. Ma quando si parla contro l'immigrazione vuol dire contro ogni cittadino italiano che vive in questo paese. Noi siamo cittadini a titolo pieno, lottiamo per vivere come tutti quanti insieme. Questa situazione di non stabilità economica, di non stabilità politica, porta purtroppo a chi ha dei pensieri dei fascisti, dei razzisti, di uscire a fare questi atti criminali. Da parte nostra, come cittadini di questo paese, dobbiamo garantire anche ai nostri fratelli che sono morti la nostra preghiera, la nostra solidarietà, e di seguirli e di avere e di chiedere i loro diritti. Io credo e ringrazio tutti i fratelli e sorelle che hanno partecipato a questa manifestazione, a questa dire la nostra rabbia, a dire no a questi atti vili. E prego il fratello inshallah ta'ala di seguirci anche sabato. È vero papà? Sabato alle 3, alle 15. Dalla piazza del Mazia partiamo in una manifestazione per ricordare i nostri fratelli, ma per chiedere anche i nostri diritti e la garanzia di chi governa noi di non parlare più come è stato parlato fino ad oggi. La libertà non vuol dire fare dibattiti fascisti o nazisti. Questo è il seme diabolico che è stato seminato in questi 10 anni di razzismo e di politica
irresponsabili. Pronto? Io ringrazio Mario, veramente i miei fratelli, ringrazio tutti quanti che hanno partecipato a questa manifestazione, ringrazio anche chi ha fatto il lutto cittadino, considerando veramente che siamo tutti un'unica comunità. Infine vorrei fare un dua, una preghiera, perciò questa preghiera non ha bisogno, cari fratelli, di fare wudu, è un dua. Con Nian, perciò tutti possiamo partecipare tranquillamente pregando Allah Azza wa Jal che accetta loro come dei martiri, perché come sappiamo sono morti senza nessuna colpa se non fosse dei buoni cittadini. Preghiamo che Allah Azza wa Jal accetta loro come dei martiri. Preghiamo Allah Azza wa Jal che gli altri fratelli che sono feriti si guariscano, e la nostra solidarietà, anche la nostra proprio solidarietà ai loro familiari. Oggi anche tocca a noi, cari fratelli, gentili sorelle, di dimostrare che veramente siamo dei cittadini responsabili di fronte a questi atti vili, nonostante tutto, nonostante tutta la nostra rabbia, ma siamo anche responsabili di fronte a questa situazione. Purtroppo ero a Roma, non ero con voi prima, arrivato solo ora, ma credo i fratelli, sia Bab che tutti gli altri fratelli che sono venuti da tutta Toscana, hanno fatto un ruolo molto importante di chiedere al prefetto, all'autorità, di garantire la nostra sicurezza, perché qui non si tratta di persone così che vivono.